purtroppo spesso non riescono ad essere spesi, ma la colpa è facilmente attribuibile. Nella fattispecie noi stiamo ragionando all'interno della programmazione 2014-2020, siamo alla fine del 2016 e ancora non è partito nessun bando, nessuna procedura. Quindi gli enti locali, che sono uno per gli obiettivi dell'Unione Europea, uno dei destinatari di questi finanziamenti per sostenere lo sviluppo, l'infrastrutturazione, la coesione sociale, oggi sono in attesa che, nella fattispecie, la Regione produca strumenti idonei affinché i nostri progetti possano essere finanziati. Il rischio qual è? Che di arrivare troppo a ridosso dei termini di rendicontazione, quindi inevitabilmente ci sarà l'errore che è stato anche nel passato, verrà ripetuto, che è quello di dover prediligere progetti semplici e facilmente rendicontabili rispetto a grandi progetti strategici che effettivamente possono lasciare qualcosa di durevole negli anni a venire. Insomma, bisogna Questo è il darsi una rischio. sveglia. No, purtroppo siamo già, temo che siamo già oltre, ben oltre mezzogiorno, diciamo, se vogliamo Certo. raffrontare ad una giornata lavorativa quando ci saremmo dovuti svegliare non dopo le 7:30.